Eccoci, tornati su Enlisted. Signori, dobbiamo assolutamente conquistare la spiaggia. Siamo lato americano nel D-Day. Importantissima questa partita perché è la prima volta a memoria mia che gioco nei panni degli americani e provo a conquistare la spiaggia per poi addentrarmi sempre di più. Allora, partiamo con il carro, un qualcosa che sinceramente non faccio sempre, anzi non faccio quasi mai, la verità. Vediamo cosa succede. Allora, nice. Dovremmo giocare molto. Le HK comunque non è che facciano tantissimo. Le HK sono inefficaci come sempre. Sembra che non stiamo sparando nulla. E poi abbiamo una 7.62 molto semplice. Non abbiamo l'effetto desiderato. Capisco che il cannone sia piccolino, però non è che posso fare tutto con la mitragliatrice neanche. Niente, andremo avanti così. Cerchiamo di colpire i bunker. Oh, cavolo. Va bene. Che cosa è stato? Che cosa mi ha preso qua? Sinceramente non lo so. So solo che abbiamo perso un sacco di uomini attualmente e non abbiamo fatto... Ah, arrivo pure le bombe. Bombe che vanno a vuoto. Cerchiamo adesso di addentrarci con il... Vabbè, un singolo soldato possiamo fare poco. Veloce. Ci metti un po' troppo a ricaricare, lo sai? Ci metti un po' troppo a ricaricare. Ho notato questa cosa. Bello il rally point qua. Vediamo se riusciamo a utilizzarlo. L'idea del carro non era malvagia, però... ovviamente tutti vanno su questo rally point. Per la moda disponibile andiamo anche no. Ok. Non lo so. Vai. Nice. Alright. Fra. Qua, 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 qua. Abbiamo preso un cap, ma in realtà non abbiamo fatto nulla. Noi come... abbiamo fatto relativamente poco. Alright, at any cost, a qualsiasi costo. I doppiaggi sono belli, ho sempre detto. Bello che mi sono autocolpito, come sempre. Solo che abbiamo una scarica di 20 colpi, che sono relativamente pochi. Non è che sono tantissimi i 20 colpi ogni volta, eh? Però vabbè, facciamo quello che possiamo. Non posso chiedere neanche le munizioni perché ovviamente tutti gli altri sono andati, sono morti. Avanziamo. Cambiamo caricatore, mettiamo quello 13 colpi. Vai, arrivano, arrivano. Carro lì, vediamo se riesco ad arrivare. Bravo.
capire come con così pochi colpi è quasi impossibile pensare a una pushata concreta. Bevi? Più che sufficienti per... Va bene. Già che siamo entrati così tanto in mappa, va più che bene. Senti, andiamo con una squadra. Di nuovo questa. In realtà volevo un attimo... Ok, vai. Vediamo se riesco a chiamare l'artiglieria. 5 secondi. Ah, me l'hanno fregata. Vai, andiamo. Sulla destra dovrebbe essere vagamente pulita la situa. Io direi di entrare direttamente in cap. Attualmente non abbiamo fatto tanto, anzi abbiamo fatto relativamente poco. We need artillery support. Copy. Confirm and fire. Ma perché gli dico vi dovete far prendere ogni volta? Vabbè, siamo nel capture point, sti cavoli, però. Quella è la mia artiglieria che fa i devasti. Vabbè, devasti, qualcosa la prendiamo. Diciamo che si respira l'atmosfera del, no? Oh, raga, io mi sono preso il capo, cioè... Io leggo 455 punti. Che non sono pochi, vi devo dire. Vabbè, questo poi ovviamente mi prende in contropiede. E ci sta. Allora, che il problema è che non ho neanche rally point da me. Non posso mettere rally point. Quindi io sono con le mani legate. Devo aspettare un po' i compagni di squadra. Comunque questa mappa lato americano è anche più avvincente da giocare da un certo punto di vista. D'accordo, quindi mi piace. Andiamo un po' con i... No, cecchini no. Ho selezionato tardi. Questo con la bomba spazza via tutto. Alright. Questa è l'altra pushata. In realtà la mappa la conosco molto bene perché giocando sempre lato tedesco, no? Un giorno ce l'ho davanti. Oh, so punti. 100 punti gratis, cioè proprio regalati. Quest'arma sulla lunghissima distanza, insomma, fa quel che può, eh. Ancora una volta non è che possiamo aspettarci chissà quali prestazioni. Tutti qua stanno loro. I miei soldati come sempre. Hoppla. Mi rimani sul più bello senza cosi però, eh. Vabbè, quello va giustamente cattivo con il lanciafiamme. Siamo in fase di cattura ancora una volta. Se vado sopra vuoi vedere che prendo fuoco? No, è andata bene. No, era... ok. Apri che devo vedere. No, miseria. Ma com'è possibile sta cosa? Bravo, stiamo giocando bene con i cannoni da 75, non con il cannone piccolino mio. Va bene. Andiamo di nuovo con la squadra premium. Aspettiamo. Considerate una cosa. Che io sto... Potremmo anche respawnare qua per cercare di cogliere la sprovvista. Vediamo che succede. Wow wow. Tutti carichi ovviamente. Carichissimi.
c'è un po' di strada da fare, però. In realtà io potrei anche mettere... Rally point fino a un certo punto, perché se pushiamo così entriamo direttamente nel cap. Squadra nemica un po' da rivedere. Un po' come la mia mira da mezzo metro. Oh, la kill in volo era bella però, complimenti. Mai sottovalutare. Questo rally point è orrendo, però lo mettiamo. Anche perché siamo distanti 46, 8 e 25. Diciamo che loro non hanno possibilità di ribaltarla. Vediamo un po' se troviamo qualcuno qua sopra. Ti stavi divertendo, vero? E ce ne sta un altro, miseria. Ripeto, 20 colpi nel caricatore non è che siano proprio tanti, anzi sono relativamente pochi. Infatti poi rimani senza. Buona la scarica. Tutto sommato non è che faccio impazzire come... Non è male come arma, però ripeto, bisogna sempre valutare. Non ho neanche una squadra per attaccare con gli aerei, non ne ho, bombardieri, non ho niente, non ho niente. Siamo veramente, stiamo giocando con l'ABC proprio di Enlisted, e devo dire un ABC tutto sommato vagamente interessante, al netto di tutto. Qua continuano a cadere bombe, rally point che funziona. Io non ero molto convinto del rally point, però abbiamo un po' di artiglieria. Riflessi di una lumaca. Più che altro l'ho mancato. Ci lanciamo la cosa a vicenda. Non è una buona idea buttarsi qua però, eh. Nice. Poi i fucili mi piacciono perché ovviamente hanno un rumore diverso rispetto a quelli tedeschi, quindi ti sembra veramente di giocare a un altro gioco. Stai davanti a me, fra. Ci metti 3 ore a ricaricare. Ci metti tre ore, fra. Potremmo fare lo stesso discorso che ho fatto prima, quindi vado a respawnare qui e poi vediamo quello che succede. L'ultima pushata. Perché ho preso questa squadra? Non lo so. Ero convinto di prendere un'altra squadra. Secondo me, lato americano, questa mappa la si... è più immersiva rispetto ai tedeschi. Mi piace tanto lato americano. Devo dire che non è niente male. Ovviamente, ragazzi, io vi faccio vedere una partita... molto elementare, perché non ho altre armi. Vabbè, nemici proprio pure a difendere, cioè non pervenuti. Però diciamo, come armamento abbiamo... sì, ce l'avevo praticamente a destra. Abbiamo delle cose molto elementari. Sono morti tutti. De toi. Io riandrei per il cap. No! Che cosa ho fatto? No, vabbè, avevo schiacciato non so quale bottone, si era aperta una cosa di Windows. Vabbè, no, non ci posso credere. No comment.
Ma come cavolo ho fatto a premere tanti bottoni insieme? Stavo per lanciare la co... sul più bello, ma porca di quella. Ancora una volta scarica da 20. Scarica da 20. Una copertura sarebbe quantomeno gradita. Fra, ce l'ho là. Ma guardate questo. Ma dai! Com'è possibile? Ti sto odiando con quel cacchio di carro. Bravo, abbiamo avuto la stessa idea. Continuano ad arrivare. Abbiamo giocato una partita, tutto sommato i punti lo sapete che li abbiamo fatti. Sono stati fatti i punti al netto di tutto. Punti così, proprio regalati. Ti devo dire, una partita del genere non è andata malissimo, tutto sommato. Però la prima posizione non l'abbiamo presa perché non abbiamo distrutto letteralmente nessun carro armato, e questo ci penalizza all'interno della partita. Però facciamo, e infatti lo sapevo, abbiamo fatto 67 kill, che è il numero maggiore di tutte le due le squadre. Portiamo a casa un 3639, questo ha fatto 4480, però ha distrutto 7 veicoli, noi solo uno, 100 punti ed era pure vuoto, quindi ci può stare tranquillamente. Una partita comunque abbastanza tranquilla, vista dal lato americano sicuramente ha un'altra, c'è un'altra situazione. Qua abbiamo sbloccato, dunque... No, cosa? Ma ah, dobbiamo ricercare questi ancora, quindi non posso usare l'M3A1 perché devo ricercare quei... Vabbè, dai, iniziamo, tanto 5000 si fa come niente. Come vedete, il lato ancora americano è molto... Capito? Siamo proprio con le armi elementari, quindi si fa abbastanza fatica. Ho visto anche un po' di aerei, bombardieri. Devo dire che la situazione è abbastanza piacevole. Ovviamente sono unità che conosciamo, tra cui per esempio la 20G, se riuscisse a vederlo, è da qualche parte qua. La 20G propone delle bombe da 500, no, è più avanti, eccolo. La 20G, eccolo qua. Ha bombe da 500. Poi l'ultimo, il P47, propone la bomba da 500, molte mitragliatrici, come è noto, e poi razzi a non finire, quindi è un'unità sicuramente molto fastidiosa perché può distruggere gli aerei avversari e rimanere operativo per attaccare un'unità di terra. Tutte le altre cose poi bisogna vederle con calma, però sono molto curioso del P47 quando arriveremo nel tempo. Per le armi, Thompson 50 è l'ultima che potremo sbloccare, ma già abbiamo avuto, abbiamo una dimostrazione comunque con la Thompson M1928, che ti devo dire, vi devo dire, è davvero molto buona, al netto del caricatore da 20. Gli americani mi piacciono sempre di più, lo sblocco va un pochino a rilento, però sono fiducioso nel complesso di riuscire a creare una squadra, almeno con un BR2 bello sostanzioso, e poi si punta al BR3. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per like, commenti e le visualizzazioni, noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! Please don't make any sense.